Buonasera a tutti. Erano 2000 anni esatti che non chiacchieravo con qualcuno. Voglio farlo stasera con voi che siete convenuti in questo anfiteatro. Oh no, forse oggi gli anfiteatri non li costruiscono più. Ma via, sarete pur seduti da qualche parte, no? E seguirete questa storia che adesso vi racconterò e che io amo particolarmente. Lasciate che mi presenti. Sono Publio Ovidio Nasone, un poeta romano. Sono stato un grande amico di Ottaviano Augusto. Ma sono stato mandato in esilio in una città sul ponte Iusino, quello che ora voi chiamate Mar Nero. E sono stato mandato lì per colpa di una poesia e di un errore di cui non intendo parlare con voi. Lì sono morto. Ma non voglio annoiarvi con le mie tristezze. È meglio che vi racconti la storia di questo amore di Glauco e Scilla che la gelosia di una maga, la perfida Circe, trasforma in una tragedia. Allora, cominciamo un po'. Io ve la racconto così come l'ho scritta, visto che molti ormai si divertono a trasformarla, a ritoccarla. Glauco era un pescatore innamorato del mare che un giorno, mentre stendeva i pesci su un praticello sulla spiaggia, notò che questi erano presi come da una frenesia e saltellavano qua e là per tornarsene in mare. Stupito, cercò di capire il segreto di tanta vitalità. Strappò un ciuffo dell'erbetta del prato e lo mangiò. Immediatamente sentì il bisogno di tuffarsi in acqua, dove lo aspettavano gli dei marini che, pronunciando una formula magica, lo resero simile a loro e lo lasciarono sommerso nell'acqua. Un'acqua fatta di 100 fiumi. Fu così che Glauco si trasformò in tritone, metà uomo e metà pesce. E nel suo girovagare capitò proprio da queste parti. Purtroppo, così lo vide anche la bellissima Scilla che stava facendo il bagno proprio in quel momento. Terrorizzata, scappò via e per sfuggire al mostro si arrampicò su una roccia vicino al mare. Sì, proprio quella che si vede anche oggi, dove hanno costruito un bel castello. Glauco la supplicò di amarlo. A che cosa sarebbe servito essere un dio se poi gli era negato perfino l'amore? Ma a nulla valsero le sue implorazioni. Scilla lo respinse sdegnata. Che fare? Solo rivolgersi alla più celebre maga, Circe, la maga del Tirreno. Detto fatto. A lei chiese una pozione magica che potesse scuotere il cuore di Scilla. Successe invece l'imprevedibile. Circe si innamorò di lui, scongiurò di dimenticare Scilla e di lasciarsi invece amare da una maga così appassionata. Il rifiuto di Glauco irritò profondamente Circe, la quale decise di vendicarsi. Invece di preparare una pozione che risvegliasse l'amore di Scilla, ne preparò una pestifera e provvide a sciogliere nell'acqua di una spiaggia proprio questa pozione, perché la maga sapeva che in quella spiaggia la giovane era solita rinfrescarsi per la calura estiva.
Bastò entrare nell'acqua per divenire un mostro con 7 teste di cani rimbianti, terrore dei naviganti. A Glauco non restò che piangere, mentre Scilla, dopo avere divorato anche 6 dei compagni di Ulisse, fu tramutata in uno scoglio che ancora oggi affiora dal mare. Vi ho detto prima che il mio racconto nei secoli è stato più e più volte modificato? Beh, anche quello di stasera è frutto di una manipolazione. Fabrizio, un musico romano che spesso si spinge fin sulle rive del mare di Reggio, che ribolle di fronte agli scogli di Zangle, ha inteso raccontarvi la vera storia di Scilla e Glauco. Come se la mia fosse solo una favola. Sono certo, io, Publio Ovidio Nasone, sono certo che vi piacerà. In ogni caso, ci sarò sempre io a guidarvi nel racconto, perché il bello delle leggende è proprio questo. Tutti ne possono raccontare la storia a modo loro, purché resti salva la bellezza del racconto. Dovrete imparare ad amarvi, amare ed essere amati è l'unica grande ricchezza del mondo. Io canterò nei secoli il vostro nobile amore. Glauco e Scilla. Canterò la vostra storia nei secoli con la mia voce. Con la mia voce.